ancora un collegamento importante. Siamo collegati con il responsabile immigrazione della CGIL, candidato SEL al Senato Lazio, onorevole Soldini. Piero, buongiorno Soldini. Buongiorno a voi. E allora partiamo dalla cronaca, quanto accaduto ieri a Ponte Galeria. Fuoco, danni e violenze, al CIE è scoppiata la rivolta. Si parla poco dell'immigrazione in questa campagna elettorale, che ne pensa Soldini? Sì, si parla poco di immigrazione e da una parte considerando che questo tema per molte campagne elettorali è stato agitato dalla destra e dalla Lega per cercare, diciamo, di solleticare la pancia dell'elettorato più confuso, usando, diciamo, argomenti di tipo razzista e xenofobo, il fatto che se ne parli poco da una parte è quasi, come dire, una liberazione, dall'altra è evidentemente invece è una sottovalutazione, perché la mia opinione è che l'immigrazione è uno dei temi importanti, diciamo, potremmo definirlo un tema da cartina di tornasole, insomma, del livello di qualità della nostra democrazia, della nostra convivenza civile, diciamo, di una società moderna multietnica, e quindi dovrebbe avere uno spazio più ampio anche nel dibattito pubblico. E per quanto riguarda SEL, la posizione di SEL nell'immigrazione? Beh, mi pare che SEL abbia affrontato questo tema, diciamo, su più piani, con un livello di consapevolezza e di concretezza. Intanto facendo spazio, diciamo, nelle liste di SEL a esperienze, competenze e rappresentanza, diciamo, del mondo dell'immigrazione. Vorrei ricordare appunto la presenza nelle nostre liste di Laura Boldrini, che è stata per anni, diciamo, un punto di riferimento in quanto portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. La mia stessa candidatura, diciamo, nelle liste di SEL si caratterizza, diciamo, con il lavoro che io ho svolto in questi anni. E poi devo dire che anche nel programma, diciamo, sia nelle proposte specifiche di SEL, sia nella carta di intenti, diciamo, che è l'impegno programmatico che riguarda SEL e che riguarda anche l'intera coalizione di centrosinistra con il PD, di immigrazione si parla in termini, diciamo, di una necessità di riforma del quadro legislativo nazionale, a partire dalla riforma della cittadinanza, che consentirà ai bambini degli immigrati, delle famiglie immigrate che nascono nel nostro paese, di diventare italiani formalmente, visto che lo sono di fatto. E consideriamo che questo argomento è stato, diciamo, il cuore della campagna L'Italia sono anch'io, della quale io sono stato uno dei promotori e degli animatori. Ed è bello anche che, insomma, per esempio nelle liste di SEL ci siano anche in questo caso sindacalisti, CGIL, ma comunque che figure che non vengono, che non provengono, è politica anche ovviamente quella, però insomma che ci siano delle specifiche tecniche per affrontare i vari temi, insomma questa è una via giusta che la politica sta intraprendendo, insomma poi speriamo che possa avere la meglio invece su quelle che ci piacciono meno. E per quanto riguarda un suo commento alla campagna elettorale, come procede, diciamo, l'intesa con Monti? È possibile, secondo lei, a cose fatte, cioè si troveranno dei punti in comune sul programma? Anche perché qua, insomma, gli ultimi sondaggi ormai non si può più dire nulla, ma insomma gli ultimi sondaggi danno una maggioranza al centro-sinistra non così forte da poter governare in serenità. C'è spazio, secondo lei? Ma intanto, diciamo, questo sistema dei sondaggi e questo modo di fare la campagna elettorale, la mia opinione è che siamo ancora purtroppo prigionieri di un sistema che definirei così per semplicità berlusconiano, cioè quest'idea che non si parla con la gente ma si parla alla gente attraverso il messaggio mediatico, per poi provare il giorno dopo con un sondaggio a verificare il livello, diciamo, di successo delle battute più o meno efficaci del talk show televisivo. Questo è quello che ci piace meno.
Questa è una modalità, diciamo, di campagna elettorale assolutamente negativa, della quale purtroppo siamo tutti un po' prigionieri, diciamo, perché è comunque ancora il modo, il modello che va per la maggiore, che va per la maggiore e che a mio avviso va cambiato. La mia opinione è che la campagna elettorale dovrebbe essere sempre di più l'occasione per penetrare, diciamo, nel territorio con un rapporto più diretto con i cittadini, per cercare di ascoltare e di misurarsi, diciamo, con le tante contraddizioni che caratterizzano questa realtà di un paese, diciamo, martoriato, in crisi e anche, diciamo, con una crisi non solo economica, di lavoro, ma anche, diciamo, di identità sociale, di identità morale, eccetera. E quindi io non prenderei, diciamo, questi sondaggi. Mi sembra che, fra l'altro, la situazione si può rovesciare, cioè le condizioni non ci sono mai state, paradossalmente, condizioni così favorevoli per il centrosinistra per poter vincere, diciamo, alla Camera e per poter vincere in tutte le regioni, perché mi pare che anche la stessa regione Veneto non sia poi così scontata la vittoria del centrodestra. Io tanto ormai manca poco, e quindi poi staremo a vedere. Sì. Prego. Tornando a Monti, io credo che non ci siano assolutamente le condizioni per poter governare insieme, perché la diversità che c'è fra l'impostazione del centrosinistra e l'impostazione di Monti è una diversità strategica. Monti continua a proporci, diciamo, le ricette del neoliberismo, ci ha parlato, diciamo, del superamento dello statuto dei diritti dei lavoratori e ci propone la ricetta della flessibilità, sapendo che invece questa è una ricetta assolutamente vecchia, stantia, che risale al reganismo, che risale al thatcherismo e che in questi vent'anni non ha risolto nessuno dei problemi di produttività, di competitività del sistema, e quindi, di insomma, occupazione, e ha prodotto invece un sacco di guasti. Se c'è un conservatore in questa campagna, è evidente che il conservatore è Monti. Mi pare che invece, per esempio, tra le proposte di Sell, del nostro leader Vendola, ci sia molta più affinità quando parliamo, appunto, di interventi pubblici in economia, quando parliamo di un piano straordinario per l'occupazione giovanile, quando parliamo del reddito minimo, quando parliamo di economia verde, quando parliamo di rimettere in campo, diciamo, i diritti e il welfare, credo che ci sia più affinità fra queste proposte, per esempio, e le proposte di Obama, insomma, che è l'attuale presidente degli Stati Uniti, non quello di vent'anni fa. Chiarissimo. Poi Soldini, magari saremo a commentare lezioni chiuse. Intanto, come facciamo con tutti, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, Grevi. Grazie davvero, grazie all'onorevole in questo caso Paolo Soldini, che è Piero Soldini, responsabile immigrazione CGIL, candidato SEL al Senato Lazio.